Dopo l'1-1 dell'andata al Camp Nou, Real Madrid e Barcellona si affrontano nella semifinale di ritorno di Copa del Rey. In palio c'è un posto in finale. Il Real si presenta con il solito 4-3-3. Solari preferisce ancora Reguilón a Marcelo. Fuori come al solito Isco e Bale. Nei Blaugrana, Valverde lascia fuori Coutinho, inserendo Dembélé sulla sinistra. Lo stesso francese che in fase di non possesso si sposta sulla linea di centrocampisti, andando a formare un 4-4-2. Inizia bene il Real Madrid, che resta molto alto, senza aggredire troppo l'avversario, ma coprendo bene le linee di passaggio. In fase di non possesso, quello dei Blancos è un 4-1-4-1, con Casemiro che ha un occhio su Messi e la sua posizione tra le linee. Il primo tempo vede Vinicius grande protagonista. Il giovane brasiliano propizia le due nitide palle gol per il Real, che però non riesce a finalizzare. La prima è al minuto 18. Guardate attentamente Benzema e Vinicius come stanno stretti. Casemiro cambia gioco in direzione di Reguilón e qui inizia il duetto Vinicius-Benzema. Il classe 2000 taglia dentro, portando via la marcatura di Piqué, mentre Benzema va incontro al terzino e raccoglie il pallone, girandosi in totale libertà. Il francese chiede lo scambio con Vinicius e qui arriva il colpo di genio. Piqué si aspetta che il brasiliano concluda l'1-2 con Benzema e va in direzione del francese, mentre Vinicius si gira e calcia, con il pallone che finisce poco sopra la traversa. Al minuto 36, seconda occasione. Piqué prova ad uscire palla al piede, ma si allunga il pallone e il raddoppio di Modric e Kroos consente al Real di recuperare palla. Qui la lettura di Casemiro fa la differenza. Vede il buco difensivo lasciato dal centrale spagnolo e verticalizza subito per Vinicius, che si trova solo contro Ter Stegen. La diagonale di Langlet chiude il tiro di Vinicius, ma con un rimpallo fortunoso consente al brasiliano di tornare in possesso del pallone. Il giovane attaccante serve subito Benzema, che, avvertendo la pressione alle spalle, calcia d'istinto, colpendo il portiere Blaugrana. I catalani, nel primo tempo, non calciano mai verso lo specchio della porta. Il Barcellona appare spento e non riesce a costruire il gioco. Il secondo tempo è tutt'altro discorso. Il Barcellona, alla prima vera azione della partita, trova il gol. Guardate qui il contromovimento di Dembélé, che finta di andare incontro a Jordi Alba e attacca la profondità, lasciando sul posto Carvajal. Una volta entrato in possesso del pallone, Dembélé scarica a ridosso dell'area, dove arriva Suarez che insacca sul primo palo. In questa situazione, Toni Kroos è in ritardo sull'attaccante uruguaiano. Dopo il vantaggio del Barcellona, il Real continua ad attaccare, ma al 68esimo arriva il clamoroso 2-0 sulla seconda palla gol effettiva degli ospiti. Ancora una volta è il movimento di Dembélé a fare la differenza. Questa volta sull'out di destra taglia alle spalle di Reguilón e serve dentro un delizioso pallone per Suarez, che viene anticipato dal tocco di Varane, che gli nega la momentanea doppietta. Il raddoppio del Barcellona taglia le gambe al Real. Dopo pochi minuti, un contropiede Blaugrana innesca l'azione che porta al calcio di rigore, con un intervento scomposto di Casemiro su Suarez. È lo stesso numero 9 a presentarsi sul dischetto e a beffare Ter Stegen con un inaspettato cucchiaio. È l'azione che pone fine al match. È un risultato abbastanza pesante rispetto a ciò che si è visto in campo, con un Barcellona che, pur non convincendo, accede in finale di Copa del Rey e resta in corsa per il triplete.